E amici belli, vi avverto, da oggi comincerà una bellissima serie di missioni secondarie. Prima di arrivare praticamente all'ultima sequenza, che è quella dove si sbloccherà Castel Sant'Angelo e limitrofi, oggi andremo a fare il secondo rifugio templare. Prima l'abbiamo già fatto diverse missioni fa e oggi andremo a fare il secondo, che si trova nella campagna meridionale. Poi mancano gli agenti templari, mancano i contratti di assassinio, mancano gli incarichi ladri, mancano gli incarichi cortigiani, manca un sacco di cose che vedremo di completare il prima possibile, perché ovviamente, ragazzi, come detto, vorrei arrivare in fondo con tutte le missioni secondarie completate, in modo da chiudere la storia con l'ultima missione e non dover fare tutti gli extra come feci una volta. Comunque sia, questo è Tivoli, anche se può essere qualsiasi cosa perché siamo dentro. Evita di uccidere più di 2 minatori. Vabbè. Il punto è che per evitare di uccidere, a parte che non ho mai avuto problemi quando mi è stato detto di non uccidere. Per quanto vi aspettate che lavoriamo per questa miseria? C'è un modo, ovvero urtarli e farli cadere in acqua, e così non li hai uccisi. Tesoro dalla cava, allora sarete ripagati per tutti i vostri sforzi. Basta con le solite menzogne! Io dico di riprenderci ciò che è nostro! Chi è con me? Cosa? Allora, io vi avverto, non ho mai fatto questa missione. Nonostante sia la terza volta che gioco ad Assassin's Creed Brotherhood, non l'ho mai fatta. Ok, raggiungi la prima piattaforma. Qua cosa mi dai? Mi dai lancio, dardi per balestra, vabbè. Sono sempre utili. È questa la prima piattaforma? Sì. Ok, va scalata, non trovo niente di strano. Parte uno scrigno. Chissà che serve quel meccanismo. Forse posso colpirlo da qui. Aspettate un secondo, E ora, come porto l'acqua alla ruota? Intanto, il problema è come porto Ezio in qualsiasi posto. Questo è il problema. Appunto. Ah, Dio. Spara gli oggetti. Ok. Sparare agli oggetti potrebbe essere... Questo va bene. Ci sarei mai arrivato se no. Perché è una cosa che fai veramente di rado, soprattutto nei primi Assassin's Creed, sparare alle cose. Adesso speriamo che non... È una cosa più che altro che appartiene molto a Syndicate, da quel che ricordo. Allora, vedi qua, abbastanza easy. Ma non mi si cagano, a posto. Adesso qua succede qualcosa che farà cadere la scala, così possiamo risalire. Mi tornerà utile se cado. Quindi qua, quando sparerò, i minatori si rivolteranno per forza. Sto cercando di capire, sto analizzando interiormente tutto quello che devo fare. Comunque, un dardo per balestra. Devo trovare una posizione migliore. Posizione migliore è quella là. E
e altra acqua che entra, quindi si alzerà anche il livello dell'acqua, credo, sotto? No. Fantastico. Ora devo allineare l'altra. Ma perché mi seziona sempre il pugno? Che palle! Toh. E ora, come porto? Questa missione è bellissima, non ci sto capendo un cazzo, però è bellissima. Cioè, un po' un ossimoro, però è la verità. Attiva la pompa idrica. Da dove l'attivo la pompa idrica? Da laggiù. Posso fare ulteriore rifornimento? Certo. Fantastico. Dannazione. Forse questo può aiutarmi a salire. Direi. Ok, va bene così. E giù. Azioniamo la prima pompa idrica. La soluzione deve essere nel meccanismo. Ma io quella l'ho già fatta, quindi volendo sono a posto. No, perché devo fare questo? Oh yes baby. Oh yes baby. Leonardo sarebbe fiero. Leonardo è sempre fiero di te, tesoro. Sento che qualcosa si sta per chiudere, quindi è meglio che mi sbrighi. Bravo Ezio, bravo. Mi arrapi quando fai così. Ma che cosa avete voi italiani? L'assassino, proteggetemi! Perché non scendi a combattere, codardo? Darò il doppio di questa somma a chiunque lo uccida. No! Denaro a far girare il mondo, assassino? Ok, questi sono i minatori, quindi non vanno praticamente uccisi. Tu uccidi le guardie, ma uccideresti dei lavoratori innocenti? Fateglielo vedere, sono un po' sus. Che venuta bizzarra. Sarà un valle marce. Bene, non ho ucciso nessuno, il che è positivo così. Zaffiro però non mi dire che devo tornare indietro. No. Va bene, allora lui lo possiamo uccidere. Magari con la pistola. Neanche. Fantastico. Ok. Fermate quell'uomo! Non lo vedo! Eccolo! Lì! Posso fare così? Proprio i piedi devi tagliare. Cioè, da tutte le cose che c'ha un corpo umano devi tagliare i piedi. Soldati, arrenditi adesso e ti lascerò vivere. Perché mi dovrei arrendere, scusa? Chi lo decide? Ah. Ma dov'è? Là, svelti! Usa la gruppa e distrugge la balconata. E in tutto questo non devo far fuori nessuno. Questo è il problema. Assassina. Tanto c'ho tutte le medicine di questo mondo e ho tutto il tempo di questo mondo, quindi cioè veramente non spingete proprio, tranquilli, guarda. Non mi fate veramente un baffo, manco quello. A che ti serve la tua spada adesso? Minatori non li ho uccisi, quindi siamo a posto. Riuscirai mai a salire qua su? Ma che mercenari del cazzo che sono. Dovrei praticamente raggiungere quella parte alta laggiù.
facile a dirsi, ma a farsi? A che ti serve la tua spada adesso? Ah, Dio. Punto che non so dove arrampicarmi. That's the problem, that's the big problem. Sei un uomo morto. Aspetta, aspetta, ce l'ho. Tac, ce l'ho. Non riuscirai mai a salire quassù. Ti ho sconfitto. Chi hai sconfitto, scusa? Ah ah, ma non ha fatto un cazzo in realtà, però ok. Sembra ben armato. Per me è che se lo uccido tipo fallisco la missione. Assassino! Lo vedo più. No, non fatemelo scappare! E si fa così. Così i minatori, sapete dove se ne vanno? Mercenari del cazzo. Siete dei mercenari di merda. Che succede, mo? Praticamente nulla. Ammettilo, sono io il migliore. Chi sei tu? All'inferno. Che culo. Però mo mi tocca rifare tutto da capo. Che palle. Che bello non avere i limiti di tempo. Che bello, che bello, che bello. Hanno per arrivare altri miei soldati. Arrenditi adesso e ti lascerò vivere. Ma dovevano già arrivare tipo un quarto d'ora fa quei soldati. Prendetelo, ragazzi! Lo vedo più. Che culo. Poteva andarmi molto peggio. Però mi tocca risalire adesso. No, no, raga. A parte gli appigli ce li ho, quindi buona. Ce li ho tranquilli gli appigli. Fantastico. Però il punto è che mi trovo in un punto morto. È vero anche che non essendoci l'obiettivo tempo me la posso prendere con estrema calma. E non è roba da poco, però. Di solito queste missioni secondarie sono tanto belle quanto difficili. Allora, devo saltare di qui per forza, perché tipo mi indica di andare là. E mi devi spiegare perché non ti appendi, Ezio. Mi devi veramente spiegare perché non ti appendi. Vaffanculo, va. Ma sei stronzo però, ma sei stronzo. E praticamente sono loro quei due che dovrei uccidere. Però se li uccido tanto poi so che me ne spunteranno altri che dovrò uccidere per forza e fallirò la sincronizzazione totale. Quindi piuttosto cerco di, in un modo o nell'altro, raggirare quelli in modo da poi, bravo Ezio, non aver bisogno di dover uccidere qualcun altro. O almeno se ho bisogno di farlo, sarà una cosa abbastanza easy, perché non ha, sarò libero da altri impegni, ecco. Merda! Ah, mancato! Aspetta, fermo! Che cosa hai fatto? Oh oh! Andarmene da qui. C'è da rincorrerti adesso? Merda, dove cazzo?
Ok. Grazie che mi hai aspettato. Via. Bastardo, non lo prende apposta. Non lo prende apposta. A parte c'è il mucchio di fieno, quindi buona. L'avrei potuto tranquillamente uccidere senza problemi. L'ha fatta apposta, raga. Era ucciso, l'ho preso con la balestra nella schiena. Ma va bene, non c'è problema. Sarà più bello dopo. Posso prenderlo da qua? Guardate come si nasconde. Ma perché c'è una lama sola? Il senso di tutto ciò? Lo spiegate? Che poi no, è anche un po' Kuyun perché... Cioè... Vedi Ezio, cazzo, scappa, no? Non scappa. Se la vuole rischiare, cioè, che per me va benissimo, eh. Però cioè, sì, sono problemi tuoi. Veramente. Sarà permesso? Non lo prende. Ah! Salto? Salto, via. L'attento, è andata bene. Meno male che c'è scritto che era Tivoli, se no tipo non ci sarei mai arrivato. Scordati il tesoro. Io sarò ricoperto d'oro quando consegnerò a Cesare Borgia la tua testa. Sicuro? Forse sarò io a mandargli la tua. No, no, no! Che fai? Scappi ancora? E continua a non coglierlo, raga. L'arma scarica è stato bellissimo. Cioè, penso sia la volta in cui Ezio ha visto per tutti la morte in faccia. Via, tirali un calcio e falla finita. Oh, alleluia, ti posso depredare adesso. Cioè, ci avrei tipo tutto l'oro del mondo. Oh, beh. 83 fiorini. Che, di certo, non mi cambiano la vita, però. Sempre meglio di nulla. Oh, reclama il tesoro dei Templari. Che bello. Scrigni. Su scrigni, su scrigni. In realtà quanti saranno? 3, 4? 4. 155, dai, su. Ed ecco, il tesoro templare per il secondo rifugio templare ad Assassin's Creed 2 erano 3. Adesso a Brotherhood sono 2. Come erano 30 i contratti di assassino, adesso saranno 12. Tutto va in proporzione e noi usciamo dal carro di fieno. Qua sopra si può andare? No. Boom! E ci riportano a Tivoli. A Tivoli, a Roma, pardon. Missione portata a compimento, ragazzi. Era il secondo rifugio templare. 100% di sincro perché abbiamo ucciso solo due soldati, non due minatori, mercenari di merda. E ragazzi, la missione possiamo considerarla portata a termine. Ora vediamo la cazzina dove rispunta a Roma e poi ci salutiamo. Avanti, lasciate che vi presenti. Eccoci qui, tornati. Questa non so che porta sia, comunque va bene così.